Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo di Harry Potter dopo diverso tempo sul canale perché secondo me è arrivato il momento. Un po' sono stata ispirata dal fatto che sto giocando a Hogwarts Mystery, anche se non mi sta piacendo molto il gioco, devo essere sincera, però insomma, volevo fare un video a tema Harry Potter da un po', che mi sembra sempre giusto riproporre, ma l'idea, devo dire, mi è venuta totalmente guardando un video super carino di Alessia di Book Lovers Army e che vi linko giù nell'info box. Tra l'altro, se non la state seguendo, seguite Alessia ovviamente. E la cosa bella di questo test è che non è il solito sorting test di Pottermore, ovvero lo smistamento nelle case, ma questo viene da BuzzFeed ed è un po' più preciso perché ti dice proprio quanto in percentuale appartiene a una casa rispetto ad un'altra e in relazione alle altre case che cosa prendi da ogni casa. Io sono una proud Ravenclaw, ovvero sono una corvonero fino al midollo, così mi sono sempre considerata, ma sono certa di avere dei tratti anche di altre case, ma questo è un discorso un po' generale, nel senso è ovvio che ogni casa di Hogwarts rappresenta un valore sopra tutti gli altri, però chiaramente tutte le persone hanno tante cose all'interno di sé, non sono solo una cosa. Comunque, io mi identifico molto nei tratti caratteriali e nei tratti che definiscono un corvo nero, però vediamo quanto è vero questa cosa, se è vero oppure se scoprirò che in realtà mi sono illusa fino adesso. Vi linko giù nell'info box ovviamente anche il link al test di BuzzFeed, fatemi sapere qual è invece il vostro risultato. Adesso vi leggo le domande cercando di tradurre proprio a braccio, ma magari mi scapperà qualcosa in inglese, abbiate pazienza. Ok, ce l'hai fatta ad arrivare a Hogwarts e significa che devi comprare una bacchetta da Ollivander. Di quale materiale è fatto il suo core, la sua essenza? Piuma di fenice. Corde di cuore di drago o capelli di unicorno? Sicuramente fenice. Durante l'esame di fine anno, noti che uno dei tuoi compagni stava usando una enchanted quill, quindi una penna magica, una penna stregata. Comunque risulti il primo della classe, ma quello che ha barato in pratica arriva secondo. Cosa fai? Lo dici immediatamente al professore? Cheating is wrong. Barare no, è sbagliato, non importa perché lo fai. Niente, ma se non fossi arrivato prima della classe lo avrei detto subito al professore. Incoraggi questo studente a dirlo al professore. E l'ultima, gli batti un 5 per essere riuscito a intrufolare una penna magica all'esame. Sarò brutta, ma dirò niente, non dirò nulla al professore. Ma solo perché sono arrivata top of the class. Se fossi arrivata più in basso, glielo avrei detto. Non sono una persona competitiva. Ti farebbe più male se una persona ti dicesse che sei debole, ignorante, non gentile o noioso? Io direi ignorante. Cioè, mi dispiacerebbe se qualcuno pensasse di me che sono un ignorante, anche se io lo ammetto spesso. Sei stato coinvolto in un duello con un avversario molto valido. Loro lanciano un incantesimo che non conosci, ma tu come rispondi? Con Expelliarmus, Protego, Stupeficio o Crucio? Stupeficio a meno in basse, quindi andiamo avanti. È il tuo quinto anno di Hogwarts e hai appena ricevuto un howler dai tuoi genitori, ovvero non mi ricordo come si chiamano in italiano, non è una ricordella, è quella cosa che fa un sacco di casino. Vabbè, comunque, perché l'hai ricevuta? Perché ti hanno sfidato a passeggiare, a intrufolarti nella Forbidden Forest? Perché ti hanno beccato a barare nei tuoi esami gufo di divinazione? Perché sei stato trovato in libreria oltre l'orario consentito e sei stato messo in punizione? Niente, non farei mai nulla per meritarmi un howler. A strillettera, ecco come si chiama in italiano, ecco, mi è venuto in mente. Sono indecisa tra la Forbidden Forest e la Library, ma dirò la Library. No, ma dirò la Forbidden Forest. È che di questa risposta non mi piace on a dare, cioè ci andrei lo stesso, cioè ci andrei spontaneamente. E invece la library è molto. No, mettiamo library, cambiamola. Quale di queste citazioni di Dumbledore ti parla di più, cioè ti dice più cose? Pity the living and above all those who live without love. Words are, in my not so humble opinion, the most inexhaustible source of magic. It matters not what someone is born, but what they grow up to be.
It does not do to dwell on dreams and forget to live. Contando che le amo tutte, ma direi sicuramente words are our most inexhaustible source of magic, ovvero le parole sono la più grande fonte inesauribile di magia. Quale di queste frasi descrive più accuratamente il tuo rapporto con i tuoi amici? Amo circondarmi di persone, più amici ci sono meglio è. Ho pochi amici molto stretti ai quali darei in mano la mia vita. Sono abbastanza sospettoso quando conosco nuove persone, quindi difficilmente faccio nuove amicizie. Mi ritrovo a diventare amico delle persone che mi porterebbero al successo. Io direi sicuramente la seconda, ovvero io direi pochi amici ai quali affiderei la mia stessa vita e che probabilmente metterei in pericolo la mia pur di salvarli. Quale delle tue capacità è quella di cui vai più orgoglioso? La mia abilità nell'assorbire nuove informazioni, nel fare nuovi amici, ottenere quello che voglio, mantenere un segreto, io direi assorbire informazioni. Il primo match di Quidditch della stagione sta per arrivare e tu non vedi l'ora di partecipare. In che ruolo giochi? Io questo ve lo dico, anche se non la leggo, io sarei un battitore, sarebbe troppo divertente. E infatti è Beater. Ah, però è bitter, I like having all that power, ovvero bitter, amo avere tutto quel potere. Hai diritto ad avere un animale ad Hogwarts, tra questi quale porti? Un gufo, un gatto, un topo o niente? Non sono affidabile nel curarmi di animali e ovviamente da gattare quale sono? Gatto tutta la vita. Ovviamente un black cat, quindi un gatto nero, se no il ginger cat che a me piacciono molto ma non ne ho, in compenso ovunque esso sia. C'è il gatto nero, sì. È sabato, hai finito i compiti e hai del tempo libero. Decidi di trascorrere il tuo tempo libero fuori dalla sala comune. Dove vai? Alla Forbidden Forest, alla library, ai kitchens, quindi alle cucine, at the Room of Requirement. Allora, è sempre un po' la stessa cosa, tra Forbidden Forest e library. Vabbè, prima ho risposto library, ora metto Forbidden Forest. Cosa vedresti nel Mirror of Arise, ovvero nello specchio, chiamiamolo, delle brame, dei desideri? Non so se ha un nome specifico, non me lo ricordo in italiano, abbiate pazienza. Me stesso, circondato da ricchezze, me stesso, circondato dalla mia famiglia e dai miei amici, me stesso, colui che conosce tutto sopra tutti, me stesso, mentre sto vivendo una grande avventura. E sarò umile e dirò me stesso che conosce tutto e tutti. Choose a Deathly Hallow, ovvero scegli un dono della morte e a mani basse il mantello, perché il mantello è oggettivamente la cosa più utile delle tre. Quale percorso intendi seguire dopo la fine di Hogwarts? Mi unirò al ministero perché voglio fare la differenza nel mondo. Credo che viaggerò per un po' e poi cercherò di impegnarmi in una carriera. Mi sistemerei e cercherei di fare una famiglia il prima possibile. Continuerei a lavorare per raggiungere più successo possibile. Tra queste quattro opzioni, quella che mi rappresenta di più probabilmente è la prima, I'd work for the ministry, quindi lavorerei per il ministero e farei la rivoluzione punk all'interno del ministero della magia. E finalmente, il cappello parlante, the sorting hat, tiene conto delle vostre preferenze. In quale casa vorreste essere smistati? Ovviamente io dico Ravenclaw. E infatti, ora ci sono i risultati che commento insieme a voi, poi vi metto anche lo screenshot se riesco. Sono 44% Ravenclaw, 28% Gryffindor, 19% Slytherin e 9% Hufflepuff. In realtà a me piacciono molto gli Hufflepuff, ma forse dalle risposte che ho dato non ero molto Hufflepuff. Comunque, credi soprattutto nell'importanza della conoscenza ed è il motivo per il quale senza dubbio tu fai parte dei Ravenclaw, ma il tuo senso di avventura significa che hai anche un'affinità con i Grifondoro. Ami il brivido, ami viaggiare e non c'è niente di più eccitante, di più emozionante di fare nuove esperienze. E ricordati che l'avventura è essenziale nel raggiungimento della grande conoscenza. Sei coraggioso, ma non ti metteresti mai in pericolo volontariamente. Questo ti proprio identifica come un Ravenclaw, come un corvo nero. La tua affinità con gli Slytherin, quindi con i serpeverde, è data dal fatto che comunque vuoi avere successo, ma non come tratto dominante della tua personalità, ma non alle spese dei tratti che ti identificano con altre case. Vi dirò che io mi ritrovo abbastanza in questa descrizione,
Stranamente, pensavo di essere un po' più Slytherin di quanto sia emerso, però per come l'hanno spiegata mi ci ritrovo proprio a pieno al 200%, quindi sono molto felice di questi risultati. Sono molto più complessi rispetto a quelli di Pottermore, stranamente, ma identificano bene ogni tratto fondamentale delle case e vanno un po' a inserirsi in questo contesto. Quindi, innanzitutto grazie ad Alessia per aver fatto il video perché è stata un'ispirazione molto molto interessante. Quindi voi invece in che Hogwarts House siete? Fatemelo sapere giù, se fate il test ditemi i vostri risultati, mi raccomando. E niente, io ora dovrò lavorare un po' sul mio lato Hufflepuff, quindi il mio lato tasso rosso. E niente, vi ringrazio per aver visto questo video con me, spero vi abbia divertito, una cosa un po' più leggera invece dei soliti video chilometrici dove argomento per ore, sproloquio. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!